Buongiorno cacciatori, no ma io dovrei fare dei video solo sul backstage di una partenza come questa. Allora, innanzitutto parto senza fucile perché non mi è arrivata la carta europea in tempo. Purtroppo non sapevo la data del viaggio, quindi poi mi sono dimenticato. L'ho fatta a inizio ottobre, ho chiamato settimana scorsa e i carabinieri del mio paese mi hanno detto che nemmeno avevano mandato via il documento, malgrado ci fossero tutte le marche da bollo e tutto a posto, va bene. Adesso si parte, direzione. E innanzitutto vado a recuperare in Provenza il mio amico Sébastien. E dopo carichiamo Sébastien e tutta la sua mercanzia e ci dirigiamo domani in questa regione che io vi dico come si legge, però non so pronunciarla. Landes si scrive, che è praticamente la penultima regione al nord-ovest della Francia, più a ovest diciamo, è una zona balneare, guarda l'oceano ed è una zona di passata delle anatre e colombaci pazzesca, perché siamo vicini ai Pirenei ed è la penultima regione prima della Spagna. E insomma, vi racconterò strada facendo. Mi diletterò anche in tentativi di riprese, perché mi hanno prestato una GoPro, ho qua una Midland, ho qui una telecamerina muletto, c'ho il cellulare, c'ho di tutto, quindi ho la XTC400, spero di riuscire a usarne almeno una. La giornata mi assiste, c'è un bellissimo sole, dai, parto e vi aggiorno, a più tardi, ciao ciao. Buonasera cacciatori, in Francia ci sono arrivato, sembra di essere in Antartide, però dai, va bene, va bene, temperatura crollata e dicono che è buono per domani sera per la hut, speriamo bene. Allora Sébastien, siamo pronti per l'avventura o no? Sì, tutto pronto. Ma questo, com'è che si dice, com'è che si pronuncia Landes, questa regione? Le Landes, perché io già avevo fatto Landes. Vicino a Bordeaux. Ottimo. E cos'è che è questa zona? Raccontaci un attimo. Una zona, le racconti in italiano? In italiano magari, sì, vecchio. Una zona dove c'è l'oceano, no? È una zona di laguna, dove entra il mare e ci sono pieno di lago al fronte del mare, e lì a Natro viene del mare, passa tutto il mare del nord. Sì, il mare del nord viene della Bretagna, scende per andare verso la Spagna e si posa la notte. E lì è zona colombaci, beccacce, tordi. Sì. Praticamente andiamo nella terra promessa. Da noi ci sono due terre promesse e questa zona, le Landes, e la Sologne, dove c'è tutto il resto. Sì, sono una zona di migrazione, un nexo di migratorio molto molto importante, che è molto molto per i colombaci che vanno in Spagna. Sono tutti che vanno in Spagna. Spettacolo. Niente, dai, allora domani mattina partiamo 5 e mezza e sì, vediamo come prosegue il tutto. Sì, okay. Domani mattina ci svegliamo e andiamo. Avventura, parte 1.